Hey, that's something everyone can enjoy. Ragazzi, pizzeria? No, zero voglia di uscire. Facciamocela portare a casa. Ma se arriva fredda? O se proprio non arriva? E poi, da chi ce la facciamo portare? Come da chi? Eat & Joy hanno il forno a legna e sono specializzati nella consegna a domicilio. Anzi, per me anche due arancini ragù e piselli. E non ti dimenticare le birre. E che aspetti allora? 331-7591-064. Chiama subito. Eat & Joy a Bra. In via GB Gandino, 78. Ma dai, mi hai fatto cadere l'arancino. Richiama, va, che ne ordino almeno altri due. Sono le 17:03. Brown the Rocks. Join the club. I want to introduce you to someone. Le 17:04 e 16 del 29 di maggio 2020 è l'anno. Le frequenze sono sempre quelle di Radio Brown the Rocks, e voi state ascoltando See True, finalmente dopo 80 giorni, che 80 sembra persino poco, detto così. 80 giorni di boh, ma cosa importa, siamo tornati. 80 giorni fa, in una puntata che già un pochino sapeva di strano, io e l'onorevole Botti, ex regia, abbiamo scoperto, grazie ai nostri colleghi solerti, che sicuramente conoscete perché hanno curato il bollettino news ogni giorno per tutta questa stagione, abbiamo scoperto che avremmo dovuto chiudere i battenti almeno per un po'. Sembra ancora una storia assurda raccontarla, ma allo stesso tempo la conosciamo bene tutti quanti. Ma cosa conta è che siamo tornati. È quella che era la schedule originaria, questa tabella di marcia che abbiamo dovuto abbandonare e che finalmente questa settimana tutti abbiamo ripreso. Se mi ascoltavate già, avete sicuramente notato che l'orario è cambiato, perché ci vedevamo di sera, invece ora sono felice perché sono alle 5, la mia ora preferita. Cominciamo festeggiando, perché siamo tornati, stamattina non cominciava bene ma ora splende il sole e sembra quasi che si possa vivere un po' di più adesso. Il primo pezzo che vi mando è Better di Skylar Spence. We'll be right back.
finalmente, questa puntata la aspettavo veramente da tanto tempo. Sarà un po' diversa dal solito, ma tanto ormai siamo tutti diversi, suppongo. E comunque, prima di ripartire in quarta, almeno volevo che ci risalutassimo per bene dopo tutto questo tempo, sia quelli che già c'erano e che mi rincontrano oggi e quelli che magari sono dei nuovi ascoltatori. Il numero è sempre quello, 349-192-7726, ed è incredibile che me lo ricordi a memoria perché tutte le password amministrative le ho dimenticate in questi mesi, però il numero no, c'è ancora. Usatelo per scriverci, diteci quello che volete, come state, cosa state facendo. Oggi siamo io e Marco, squadra originale di questa avventura, come si sa, squadra che vince non si cambia. Vogliamo sapere come state o qualsiasi cosa vogliate raccontarci. Per adesso, visto che sono io ai microfoni, comincio io. Sitru, che parte l'anno scorso, il 10 di maggio, credo, correggimi se sbaglio, come programma su natura, ambiente, tecnologia ed invenzioni. E così continua, con la differenza che è più carico di prima. Ambiente e tecnologia, due parole così contrastanti qualche anno fa che per me adesso non potrebbero suonare più simili. Ogni giorno conta innumerevoli progressi e apparizioni di menti brillanti che con le loro idee possono cambiare il futuro. Nelle stagioni scorse abbiamo parlato di tantissime persone, da piccoli scienziati che fin dalle elementari inventano cose utili ad eroi che nel bel mezzo della vita hanno visto una lampadina accendersi sulla loro testa. Quindi siamo passati dall'arte di Emanuela Adeyemi Adebayo all'ocean cleaner di Bojan Slat al flocculante di microplastiche di Finn Ferreira. Applicazioni diverse della stessa mentalità, nell'arte come nella scienza e nella pratica di tutti i giorni. Queste sono le storie che raccontiamo e speriamo possano cambiare noi e il mondo. E questo non cambierà, se non altro si trasforma. Queste news ci hanno portati lontano, ci hanno portati in Australia, in Africa, persino al Polo Nord e negli Stati Uniti. Ma quante storie ugualmente straordinarie possiamo trovare intorno a noi e quante ne possiamo scrivere soprattutto? Vi lascio per qualche minuto con questa domanda, ma in realtà metto un pezzo che non vi lascerà grande scelta. Non potrete tanto pensare quanto ballare, perché questo è un pezzo che mi fa venire voglia di vivere. Questi sono i Doobie Brothers con Long Train Running.
Siamo di ritorno, la base non si sente ma vi assicuro che c'è. Quindi torniamo, questi erano i Doobie Brothers con Long Train Running. Stavamo parlando di me, anche se non mi ci voglio soffermare troppo. Parliamo del nuovo Sea-Thru, un Sea-Thru che possa fare di più. Oltre al nostro lounge del tardo pomeriggio, Sea-Thru vuole essere anche una mini piattaforma di riferimento per tutto quello che riguarda l'ambiente. Io sto cercando sempre individui, associazioni, insomma qualsiasi entità possibile che contribuisca a rendere questo posto un posto migliore. Che si tratti di una gita nel bosco a bandito per raccogliere i rifiuti oppure la condivisione di un fondo urgente, vorrei che questa piattaforma, che per me è un'opportunità, possa essere lo stesso anche per voi ed un tramite per permetterci di contribuire insieme in modo concreto a una società un po' più felice o perlomeno facilitare questa transizione. Siete stati cambiati da qualcuno che potrebbe cambiare anche altri intorno a voi? O magari sapete di qualche iniziativa che volete promuovere? Possiamo farlo insieme. Voi scrivetemi in privato e vediamo cosa fare. Per farlo, come sapete, il numero è 349-192-7726 oppure c'è anche Instagram c-thru.bra On the Rocks è il mio account su Instagram, dove se volete potete scrivermi. In sostanza, il vero motore di tutto questo siamo tutti noi. E voi, i miei amici ascoltatori che alle 9 di sera di lunedì mi raggiungevano in questo salotto virtuale. È l'intenzione che fa la differenza e penso sia questo che ci accomuna. Il prossimo pezzo lo conoscete di sicuro perché io l'ho già passato almeno una volta, ma le belle abitudini non si abbandonano. L'ho conosciuto grazie a una bella persona che ammiro, un amico, che uno dei vari giorni in cui ero in difficoltà e non avevo nemmeno la musica, lui mi dice: non ti preoccupare, io ho il pezzo giusto per te. E ragazzi, aveva ragione, io questa canzone la amo. Questo è Man Funk di Guts. Stats, my breath smelling like Similac. Can tell by the friendly chat that you're up for the Milky Ways. These notes will ignite you, and my chest hair will entice you. Before the night is done, we'll have lots of fun. Lots of fun. That bouncy way you strut, you slip me out the cut. I know you want my stuff, 'cause my funk is real enough. Sex Panther on the chase, that scent you wanna taste. Pheromones all over the place, got you hot, look at your face. Know what you're wearing tonight and what it means. You know all the nasty things, it's the brain. Peripherally hit me with the mind game, subliminally letting me know that we can play. Got good sense to know the dough you got. You let me own the field and take the yard. Take this money and buy you. Gonna make this money and
on, baby. I came here with my funk in my hand. I love it. I love it. I think it's good. Brown the Rocks. Join the club. Ehi, Marco, com'è andato il viaggio? Guarda, lascia perdere. Mille disavventure, hotel fatiscente e stagione delle piogge. Insetti ovunque e, come se non bastasse, la tipa mi ha pure lasciato per un cameriere del posto. E per forza, Marco, hai voluto fare di testa tua, te l'avevo detto io. Se fossi andato da Il Turbante Viaggi, avresti trovato affidabilità, convenienza, assistenza, competenza e professionalità. Perché per Il Turbante Viaggi sei prima una persona che un viaggiatore. Il Turbante Viaggi è a Bra, in via Vittorio Emanuele 154. Ragazzi, pizzeria? No, zero voglia di uscire. Facciamocela portare a casa. Ma se arriva fredda? O se proprio non arriva? E poi, da chi ce la facciamo portare? Come da chi? Eat & Joy hanno il forno a legna e sono specializzati nella consegna a domicilio. Anzi, per me anche due arancini ragù e piselli. E non ti dimenticare le birre. E che aspetti allora? 331-7591-064. Chiama subito. Eat & Joy a Bra. In via GB Gandino, 78. Ma dai, mi hai fatto cadere l'arancino. Richiama, va, che ne ordino almeno altri due. Brown the Rocks. Join the club. E voi siete sempre su Brown the Rocks, state ascoltando sempre See Through. Parlavamo di ambiente, cioè il tema su cui si basa l'intero podcast. L'ambiente, il comune denominatore che determina le nostre vite e quelle di chi ci sta intorno, proprio come leggiamo sui pacchetti di sigarette. Quello che bilancia la nostra intera esistenza. Qualsiasi aspetto della nostra vita rientra e si riferisce a quello, da qualsiasi aspetto si può cominciare a fare meglio. Un mondo dove l'ambiente è sano e in armonia si traduce, secondo me, in una società giusta. Un mondo migliore dove le differenze abissali che vediamo oggi non esistono. In un mondo ideale, dove la sostenibilità è sempre stata una priorità, non esistono comunità spazzate via da un fiume in piena, né decimate dalla siccità o dalla mancanza di cibo. Io credo che ciò che stiamo vivendo, e qualsiasi ingiustizia che vediamo, sia una diretta causa del modo in cui quelli prima di noi hanno trattato la natura intorno. Ma il punto è proprio quello, che nulla è più evidente adesso che le cose possono cambiare. E questa è la premessa che faccio per aprire questa stagione che così tanto aspettavo di See Through. Cambieranno tante cose, sì, ma non posso mica passare la puntata a raccontarvelo. Voi scopritelo da voi. Potete ascoltarmi sempre il venerdì alle 5. Per adesso aspettatevi tanti ospiti speciali e, va da sé, io spero, tanta buona musica. Il prossimo brano si intitola Baby Come Back. È un po' più malinconico, però è anche giusto per questa serata che comincia a diventare buia e nella sera, si sa, c'è sempre un po' di dolce amara malinconia, che però fa anche piacere. Thank you.
E allora ripartiamo con la prima vera riflessione sull'ambiente di questa stagione, giusto per ricominciare non perdendo le buone abitudini. Come probabilmente immaginerete, la prima news in realtà non è più news, e meno male, perché è quella del nostro ambiente e della natura che, con un po' di pace, finalmente di pausa dal caos degli umani a zonzo, sembra essersi ripresa più che bene. Mi baso su dati incontestabili qua. Proprietaria di essi è IQR, una società svizzera di tecnologia della qualità dell'aria che si specializza nel creare prodotti che proprio lavorano su questa qualità dell'aria per case, per ospedali, per insomma qualsiasi abitazione. IQR inoltre, e questa è la cosa importante, gestisce Air Visual, fra l'altro un sito che può interessare anche a molti di voi, che è una delle più grandi e affidabili piattaforme informative in tempo reale sulla qualità dell'aria, quindi dati assolutamente su cui possiamo basarci. Essi si basano su un periodo di 3 settimane per ogni città durante le condizioni di blocco, confrontate con lo stesso periodo di tempo nel 2019, 18, 17 e 16. Partiamo dalle città più inquinate notoriamente. Andiamo in Cina. Wuhan ha visto un meno 44% di PM2.5 rispetto al 2019. PM2, come sappiamo, cioè il PM, questo particolato, queste particelle di inquinamento che restano sospese nell'aria e che sono molto difficilmente eliminabili, causano qualsiasi tipo di problema di salute. Poi andiamo a Delhi, sappiamo che anche l'India ha dei problemi nel gestire le emissioni, qua abbiamo un meno 60% di particolato, seguita da Seoul meno 54%, Mumbai meno 34%, Los Angeles e New York entrambe sul meno 32%. Anche se Roma è la pecora nera in questo caso, perché rispetto all'anno scorso ha visto un più 30%, ma l'IQR attribuisce questo all'implementazione di impianti di riscaldamento, comunque ad altre cause. Perciò pensiamo in linea generale, questo miglioramento della qualità di aria si è vista. E pensiamo anche al locale, Torino. Il comitato Torino Respira fa uno studio e porta buone news. Le conclusioni parlano della riduzione della concentrazione media degli inquinanti dopo l'introduzione delle misure di controllo, quindi il famoso lockdown, del 49% del diossido di azoto, 53% per il particolato PM10, quindi uno di quelli più dannosi. Questi sono stati ridotti quasi a metà grazie al lockdown. Direi che è evidente la morale. L'andamento è lo stesso e l'inquinamento infine si è ridotto. Ed ora si ritorna parzialmente barcollando a una mezza realtà dove bisogna tornare per strada, spaventare il timido cervo nel cortile perché stronzi stiamo uscendo a lavorare, fine dell'idillio, si torna al lavoro. Pensate che la BBC non ha perso affatto tempo a pubblicare i suoi vademecum che ci invita premurosamente a ridurre la nostra impronta ambientale. Perché devi guidare per andare a lavorare? Vai sul bus, non vorrai mica peggiorare il mondo. Ovviamente anche con questi arriva il classico coro belante che, visto che erano gli uomini a essere il virus. Ma è davvero così? Questo genere di atteggiamento, a mio avviso, è leggermente deviato da quella che è la realtà. Da molti viene definito come ecoestremismo ed è una bella rappresentazione, a mio avviso, di come con successo una narrativa preponderante mette noi al banco di accusa, convenientemente ignorando i veri colpevoli. Vero, senza dubbio, siamo rimasti fermi. I delfini sono tornati a Venezia e Trieste, persino meraviglioso. C'è chi direbbe che il merito sembra sia la scomparsa dei triestini o dei veneziani, che in questa storiella così raccontata diventano degli uomini primordiali che, a sentirla, passano il tempo a bastonare la fauna acquatica. Così quando se ne vanno, gli intimoriti animaletti gioiscono e tornano. Ripeto, una bella storiella, molto conveniente, d'altronde fa sempre comodo avere qualcuno con cui prendersela, specialmente se è facile da fustigare. Quasi come se potessimo dimenticarci invece del turismo, delle mastodontiche orche da crociera che si spiaggiano nella laguna espellendo sotto coperta liquami ed oli di sorta, mentre i passeggeri ignari felici salutano una riva che si torce le mani, pensando alle fondamenta della sua casa che con ogni attracco sprofondano un po' di più. O come i triestini, gente deliziosa e ospitale, a mio avviso, che però in queste storie sembrano proprio odiare il mare che gli ha dato da vivere fin da tempo immemore, come se fossero loro, e non quegli yacht a perdita d'occhio attraccati al porto, divisi da noi da un invisibile scudo e bolla, irraggiungibili da virus, da responsabilità, da tasse. Già,
perché forse non sono i locali a devastare la loro terra, ma quelli che della loro terra non sanno nulla. Pensate che solo le navi da crociera in Europa rilasciano emissioni equivalenti a circa il 15% degli ossidi di azoto emessi dall'intera flotta di autovetture in Europa in un anno. A Marsiglia, per fare un esempio, nel 2017 57 navi da crociera hanno emesso quasi la stessa quantità di ossidi di azoto di un quarto delle 340.000 autovetture della città. Quasi che adesso vogliate andare in montagna invece che correre sulla crociera da 20 euro. Ragazzi, non dimentichiamo che la maggior parte dell'inquinamento non viene da noi poveri piscuani che andiamo al Bennett in macchina. E questa non è una scusa o motivo per usare la macchina per andare ovunque. L'inquinamento, dobbiamo ricordare, proviene maggiormente da grandi compagnie, quelle multinazionali che, in grandi città, mobilitano migliaia di persone in diverse macchine, perché diciamocelo, prendere il bus funziona solo in un mondo dove i bus sono in orario e i datori di lavoro sono comprensivi. Tutto questo diventa impossibile nella vita reale. Ricordiamo che il trasporto contribuisce al 28% dell'inquinamento globale in larga scala. Quanto cambierebbe se a Roma a usare la macchina per lavorare fossero costretti solo in 5.000 piuttosto che 600.000? Io vi lascio questa domanda e vi mando Feel My Love. Ci parliamo subito dopo. Yeah.
parlavamo di lavoro, di questi bei viaggi che si fanno alle 5 del mattino, incastrati in autostrada oppure in tangenziale, piacciono tanto a tutti, si sa, rendono la vita migliore, senza dubbio. Parlavamo del fatto che tanto dell'inquinamento è proprio dovuto dalle mobilitazioni di queste multinazionali che sembrano non aver visto nessun cambiamento dopo questa pandemia. Pensare che lo smart working sembra aver funzionato abbastanza bene in questi mesi quando la gente non poteva uscire. Pensate che solo tante compagnie locali, quindi gente di qua, non stiamo parlando di triliardari come Bezos, che dopo questo iato hanno attuato una transizione permanente allo smart working. Che senso ha pagare un affitto e alzarci così presto se possiamo lavorare a casa senza metterci al volante? Ovviamente, un muratore o un agricoltore non lo possono fare in remoto, oh, ma tutti gli altri? Quindi invece di prendercela con noi stessi, col nostro vicino di casa che usa la macchina, come succede spesso perché siamo sempre in guerre di poveri, alziamo la testa, chiediamo più flessibilità, perlomeno immaginiamo che è possibile un mondo diverso dove il contributo non lo diamo soltanto noi. Noi dobbiamo continuare a fare ciò che è giusto, sempre. Però nel frattempo quello che secondo me è importante è non dimenticarsi che gran parte del lavoro spetta anche ad altri, questi famosi piani alti, chiamati così in modo molto qualunquista, perché in tutto questo periodo è diventato evidente che sono proprio questi piani alti che hanno bisogno di noi tanto quanto noi abbiamo bisogno di loro, o forse di più. E lo dimostra Amazon e la sua condotta durante tutto questo periodo. Proprio tornando a parlare di scudi invisibili, esenzioni da tasse e responsabilità, mi viene in mente un giorno quando tutto questo era già cominciato e qualcuno chiese su internet se ci fossimo resi conto di quanto la forza lavoro, al fondo della fascia di reddito, sempre oppressa da salari di minimo sindacale con praticamente zero vacanze, fosse così importante e perché queste compagnie ci tenessero così tanto che queste persone a vedere che non servivano così tanto dovevano assolutamente andare a lavorare. Le grandi multinazionali non potevano permettersi di perdere, e se il prezzo era di qualche vita ovviamente non importava, ed effettivamente è stato così. Rendiamoci conto cosa avevano da perdere queste multinazionali se hanno deciso di pagare questo prezzo. L'Europa è sempre una prefila, con Amazon Francia, che chiude per salvaguardare i suoi lavoratori. Però non confondiamoci, perché stiamo parlando di Francia e di Europa. Negli Stati Uniti sono almeno 7 i lavoratori Amazon morti in questi mesi per Covid. E le uniche risposte alle tante domande del popolo, che se ne faceva molte, sono state vaghe. Questi numeri non sono rilevanti. Non vi importa sapere quanti malati ci sono a lavoro adesso, sono trascurabili. Credeteci o no, queste sono state le vere risposte dei dirigenti di Amazon, che non hanno dato alcuna spiegazione e hanno continuato a costringere la gente a andare a lavorare. Se sono questi i potenti CEO a mandare avanti il mondo, perché avevano bisogno di noi così tanto? Dopo mesi a pensare queste cose nella solitudine della mia cameretta o a martellare i miei poveri familiari quotidianamente, dovevo almeno condividerle con voi. Ora, per staccare un attimo e non farci venire il bruciore di stomaco, vi mando un pezzo che sono sicura che vi sorprenderà, perché con me lo ha fatto tantissimo. In un caldo pomeriggio io mi aspettavo una canzone, invece ho trovato tutta un'altra cosa. Vediamo se la conoscete.
your corridors and wonders what might have been. Something up ahead. Hey, should I keep the same direction or go back instead? I keep hearing footsteps, baby, in the dark. Gotta thank God, I don't know, but today feels kinda hot. A me piace pensare che Ice Cube inizi dicendo hot invece che odd. Hot come le giornate che stiamo avendo, hot come voi, come qualsiasi cosa che ci aspetta adesso che apprezzeremo tutto di più. E non era nemmeno lui, no, questo era il sample del 77 che Ice Cube usò per la sua indimenticabile It Was a Good Day. Questi erano gli Isley Brothers con Footsteps in the Dark. Questo invece è See Through e voi siete su Radio Brown The Rocks. Join the club. Siamo già in chiusura. Sembra impossibile essere qua, aver già finito, aver aspettato così tanto per poi finire in 5 minuti sembrerebbe, però lo sappiamo, il tempo vola quando ci si diverte. Voi non avete idea di quanto io sia contenta di avervi avuto qui con me e di aver avuto qui con me Marco, la regia, silente ma sempre presente. E neppure sapete quanto aspetto la prossima volta. Ragazzi, venerdì alle 5 l'appuntamento resta quello. Io chiudo con uno dei pezzi, va bene, per me, più belli mai scritti. Mai un pezzo per me riesce ad evocare dei sentimenti come questi nel tardo pomeriggio. Saranno anche passati 30 anni, ma questa canzone non ha mai un'età. I mitici, gli incredibili, Derry Hall and John Oates con Can't Go For That. Per stavolta è tutto, voi fate i bravi. E mentre ci siete, join the club. Thank you.
just jumped over, jump me. Yeezy, 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 just jumped over, jump me. Yeezy, 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 this is pure luxury. I'm giving great coupon on a DJ Mustard. Yeah, we made a million a minute. We made a million a minute. Sono le 17 e 5.